e il segno e il senso della scelta di Piazza dell'Unità, che io non considero periferia, la considero molto centro di Bologna per la sua importanza e per il suo nome, vuole essere per parte mia e di Beatrice un altro messaggio alla città, e cioè che la campagna elettorale è finita e sarebbe stato meglio assistere ad altri spettacoli, però è alle nostre spalle e quindi non si dimentica, però bisogna voltare pagina e pensare che prima di tutto viene la gente, la nostra gente, nostra intendo di Bologna, non quelli che ci hanno votato, uno deve essere il sindaco di tutti ovviamente, e occuparsi di quello. E quindi la scelta di Piazza dell'Unità è semplicemente perché la parola dice tutto, non è il giornale di un partito. Piazza dell'Unità è anche e soprattutto un simbolo e un nome che vuol dire che la città deve essere unita e deve riscoprire quel senso di destino comune senza il quale una città è semplicemente un elenco di persone in un elenco di case. E questo non è Bologna. Quando dico che Bologna è un'altra cosa, intendo dire che lo è anche nel modo con cui cerca di rapportarsi con le altre comunità, anche il modo con cui i cittadini cercano di stare insieme. E io mi auguro che questo pezzo di destino comune che vorrei che tutti i bolognesi sentissero, cominci da una riscoperta, da una rivalorizzazione del senso civico, del senso di appartenenza, che le cose di tutti sono più importanti delle cose di qualcuno e che dobbiamo farci tutti un po' carico, prendere tutti un po' cura delle cose di tutti e anche ovviamente delle persone che hanno più sfortuna, più problemi rispetto ai più fortunati. Bravo. Questa è la Bologna che io invento. E ho usato un altro esempio che mi piace ricordare perché secondo me dà bene l'immagine di quello che potrebbe e dovrebbe essere un buon sindaco. Bologna è una città che ha tantissimi talenti, tantissime energie, grandi capacità, grandi entusiasmi e questi sono come tanti ingredienti che devono essere ben cucinati. Io cercherò di essere un buon cuoco, cioè di mettere insieme le tante cose buone che a Bologna ci sono e che se stanno da sole probabilmente non riescono a dare il gusto intero di questa straordinaria città. Quindi vi prometto che cercherò di essere un buon cuoco, che ovviamente deve stare in mezzo ai commensali che sono i nostri cittadini, così siamo sicuri di non sbagliare i piatti da servire. Ultima davvero, perché poi apriamo lo spumante, cerchiamo di impiegare i prossimi mesi tutti insieme per riscoprire quello stesso gusto di stare insieme che abbiamo avuto nella campagna elettorale. Io per parte mia lo farò, ma credo che se lo facciamo con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di fare il bene della nostra città, non solo avremo vinto le elezioni, perché qua l'abbiamo già vinte, ma governeremo bene insieme sapendo che gli uni ascoltano gli altri. Vi abbraccio.